Come sempre affollatissimo lo spazio Ducati, che ospita anche l'angolo dedicato allo Scrambler, dove novità più intrigante è rappresentata dalla Desert Sland e Café Racer, due nuovi filoni per la 800 inseguiti da Ducati per arricchire la già vasta gamma di questo modello. Del tutto nuova la Multistrada 950, una versione più accessibile della tuttofare di Borgo Panigale. 113 cavalli e circa 10 kg/m di coppia, con cerchi da 19 e 17 pollici, e in più gli stessi allestimenti della 1200, che beneficia dei controlli di trazione Riding Mode. Inedita anche la Supersport 939 nelle versioni base ed S. Il motore arriva dalla gamma Hypermotard e genera 113 cavalli. C'è tanto comfort a bordo che dovrebbe collocarla tra le sportive turistiche, ma sinceramente trasmette più sportività che turismo. I prezzi si assestano tra i 13 e i 15.000 euro. Never questioning why we hesitate to say goodbye. Rinnovata la Monster 1200, che dopo 3 anni riceve il motore Euro 4 per i suoi 150 cavalli di potenza, con prezzo di 14.000 euro. Arriva anche una versione 797 da 75 cavalli col motore Euro 4, lo stesso della Scrambler 800. ABS di serie, scarico basso e un prezzo che non supera i 9.000 euro. Ducati ha presentato al VDV quest'anno una edizione particolare della Panigale per festeggiare i suoi 90 anni nel mondo della moto. Ad ECMA invece arriva la Superleggera, una moto, eccola qua, la state vedendo, interamente fatta in carbonio, ovviamente eccezione fatta per il motore, 220 cavalli per 156 kg di peso, una cosa spaventosa. Il tutto per 80.000 euro chiavi in mano. Gustatevela!